Ehi là, salve a tutti, sono ThePlayer96, benvenuti di nuovo in questo episodio della serie The Tekken Team Co-op. Sì, ragazzi, non riesco a parlare, è inutile. Allora, oggi dobbiamo fare questo aggeggio qui. Questo aggeggio qui, l'hopper. Allora, servono 5 pezzi di ferro, una rotella e una chest. 5 pezzi di ferro. Tanto mi vedete, sono andato in caverna, ho preso un po' di roba. Andiamo qui. Facciamo una rotella e la facciamo diventare di pietra. Perfetto. Poi serve una chest. Una chest. Eccetela qui. Allora, questo qui. La rotella e il ferro. Perfetto, abbiamo fatto l'hopper. A cosa serve questo aggeggio? Si mette. Allora, intanto dobbiamo andare nel macchinario e mettergli l'entrata anche da sopra. E li posizioniamo questo robo qui. Perfetto. Come vedete, ragazzi, il macchinario ha solo uno slot per metterci dentro la roba. Ovviamente non tutto può essere macerato, questo ad esempio no. Grazie a questo coso qui sopra avremo questi quattro slot. Quindi se noi mettiamo qui, come vedete, va a finire nel macchinario. Più altri quattro slot a disposizione. Quando qui finirà, scenderanno automaticamente tutti gli altri che sono qui dentro, quindi è davvero molto ma molto utile. Allora, vediamo qui come funziona il macchinario, ragazzi, è semplicissimo. Oh, magari mettiamo il copper, la tin, il ferro, questo, il lead. Perfetto. Come vedete, ragazzi, qui lui lo macera, fa la polvere e va cotta. La polvere dove finisce? Qui, direttamente nella cesta. Allora, visto che quella cesta conterrà tutti i lingotti, direi di spostarli tutti di là. Facciamo così. Anche il copper. Perfetto. Spostiamoli tutti di qua, così abbiamo tutti i lingotti da una sola parte. E anche quest'altra roba che si cuoce. Questa qui, l'alluminio, il rubber, il forcicium, altra roba che si cuoce? No, perfetto. Portiamo tutto di qua. Facciamo così. Perfetto, io nello scorso episodio avevo messo qui a cuocere qualcosa, difatti. Ok, intanto qui ragazzi andrà avanti da solo, meglio accendere i motori perché non c'è più corrente. Ogni tanto qui ragazzi c'è possibilità che ci droppi qualcos'altro. Adesso non so perché non passa di là. Ah, perché sta ancora cuocendo il copper. Infatti ora è passato qua. Oh, qui i motori sono partiti? Sì, perfetto. Allora, cosa fare oggi? Dobbiamo fare questo robo qui. Questo qui, l'Aqueous Accumulator. Come si fa? Ho un pneumatic servo, due pezzi di ferro redstone. Prendiamo, no, due pezzi di ferro della redstone. Della redstone. E del vetro che abbiamo qui. Allora, redstone, due pezzi di ferro e due vetri. Perfetto, abbiamo fatto il pneumatic servo. Ora, cos'altro serve? Ho due pezzi di tin, un altro machine frame e un secchio. Due pezzi di tin, un machine frame che si fa così. E poi il secchio che abbiamo già. Perfetto. Allora, facciamo così. Oro, il ferro, il vetro e facciamo un altro machine frame. Poi, machine frame, questo qui. Due pezzi di tin, un secchio. E due vetri, abbiamo fatto l'Aqueous Accumulator. Perfetto. Ora ci serviranno dei tubi di stone. Li ho trasformati tutti? Solo tre, non so se bastano, ragazzi. Minecraft? Ok. Andiamo un attimo fuori a prendere qualche cactus. Aia, aia. Fuori
Fatta un po' pericolosa sta coltivazione. Perfetto, direi che possono bastare per il momento. Quanti sono? 6. 6, 6, 6. Mettiamoli a cuocere. Mettiamoli a cuocere. Qui. Intanto che qui cuoce, faccio un attimo una stanzina qui dietro. Ok, allora, cosa ho fatto ragazzi? Ho costruito questa stanzetta e ho messo dell'acqua. Ho messo il macchinario, deve essere rivolto in questa posizione. Ho messo dell'acqua sia qua dal davanti che dal dietro del macchinario. Ora, vediamo se ha finito di... Allora, lì dopo chiudiamo l'acqua che non servirà più. Vediamo se qui ha finito. Perfetto. Con questo qui, ragazzi, possiamo fare questi cavi, cioè questi pipe waterproof, che fa diventare i nostri tubi per i liquidi. Allora, sicuramente non bastano, infatti. Facciamo passare l'acqua, ne manca uno. Ah, io avevo avanzato della stone, infatti. Facciamo così. Ormai li facciamo tutti e non se ne parla più. Dai. Chiudiamo questa fonte qui. Qui vediamo se ha finito. No, sta ancora cuocendo. Vedete ragazzi, c'ha due slot così può cuocere più di una roba alla volta. E li finiamo di mettere il cavo anche di qua. Come vedete ragazzi, adesso l'acqua arriverà dentro in automatico. E non serve più che ce la mettiamo noi manualmente come prima che faccio disastri e esplode tutto. Allora, io non ho più cobblestone, dovrò andarla a prendere. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto anche questo macchinario. Ora andiamo da questa parte e cominciamo a fare qualcosa della Industrial Craft. Allora, ci servirà una Batbox che si fa con tre batterie e quella roba lì. Vediamo quanta tin abbiamo. Ha voglia. Allora, servono 4, 8, 12 di tin. Prendiamo un po' di questi. Andiamo nel 18. Un po' di copper per i cavi, un po' di copper per i cavi e la redstone che è già dentro qua. Allora, facciamo dei cavi di copper, sì, di copper. Sto dicendo di diamante, ma non sono di diamante. Perfetto. Ora facciamo delle batterie che si fanno in questo modo qui. 1, 2, 3. Perfetto. Poi 3 batterie, un cavo e della legna. Abbiamo fatto la Batbox. Abbiamo fatto la Batbox. Allora, questo non serve, lo depositiamo lì. Ora ci serve il generatore. Ho sbagliato a scrivere. Generator, eccetelo qui. Allora, fornace, machine block. Allora, facciamo così. Servono 8 di questi. 8 di questi. 3 in quel modo. E una batteria. Una batteria. Abbiamo il materiale di lì. No, mi serve 4 di tin. Allora, intanto che li cuoce. Mettiamo qui a cuocere questa roba. Non ho più legna. Ah, dicevo io. Allora, facciamo cuocere quella roba lì intanto. Nel frattempo facciamo un'altra batteria. Un'altra batteria che si fa così, perfetto. Ora serve una fornace di ferro. Eccetela qui. Batteria. E 3 di questi. Perfetto. Oh, mi sono un attimo perso. Dove sono? Qua. E abbiamo il generatore. Prendiamo questi cavi che ci serviranno. E andiamo a mettere la Batbox qui. Così. Ricordatevi che il pallino è da dove esce la corrente. Infatti ho sbagliato. E devo metterla così.
Però il pallino è di qua, no. Allora, ce la posso fare, eh? Vado un attimo a prendere della cobblestone. Perfetto, ragazzi. Allora, ho messo la batbox, vi faccio vedere dal fuori, in questa posizione qui, col pallino rivolto verso quel fuori dove collegheremo i nostri macchinari. E mettiamo il generatore qui. Perfetto. Allora, non abbiamo più carbone, quindi prenderò della legna. Ne abbiamo avanzata 43, perfetto, la mettiamo qui. La mettiamo qui. E come vedete, ragazzi, stiamo caricando la batbox. Un altro metodo per caricarla è con la redstone, però ne servirà un bel po'. Basta metterla qui e ricarichiamo la batbox. Ora, cosa dobbiamo fare? Ci serve un altro macchinario, precisamente l'extractor. Ragazzi, è morto Minecraft. Ok, ogni tanto mi muore tutto. Un attimo che controllo se sta registrando. Sì, perfetto. Oh, l'extractor si fa machine block e quelli lì. Machine block e quelli lì. Oh, qui ha finito di cuocere? Sì. Oh, mettiamo questo. E poi mettiamo questo. E direi di spegnere i motori. Ok, ragazzi, poi vedete questa corrente? Si ferma qui nei tubi. E una volta che tutti i macchinari qua sono carichi, quell'energia che si è fermata nei tubi, se ce n'è troppa, esplodono. Allora, io devo fare l'extractor. Ho qua il ferro, sì. Serve un machine block più un electronic circuit, quindi 9 di questi. Cuoci. Dovrebbe bastare l'energia. Sì, ha voglia. Allora, poi andiamo qua. Servono 4 tritap. 1. Che pirla che sono. Ancora, qui devi andare. 1, 2, 3, 4. E facciamo un quinto per riparare quello nostro. Mettiamo i 4 tritap qui. Vediamo se qua ha finito. Ancora uno. No, ancora due. Infatti, ecco qua l'ultimo. Allora, abbiamo questi per i machine block e questo per l'electronic circuit. Perfetto. Andiamo alla nostra crafting table. Facciamo un machine block che si fa in questo modo qui. Eccetelo qui. Poi servono due pezzi di redstone che ce li ho di qua. Due pezzi di redstone. Ferro rifinito al centro e copper cable intorno. Facciamo l'electronic circuit. Perfetto. Andiamo qui. Mettiamo machine block ed electronic circuit e abbiamo fatto l'extractor. A cosa serve questo macchinario, ragazzi? Vi mostro subito. Andiamo un attimo a collegare i cavi, sempre che bastino. Perfetto. Come vedete, ragazzi, si è ricaricato. Ricaricheto. Sì. Mangiamo una bistecca intanto. Vediamo se c'è ancora del cibo. Sì, ha voglia. Perfetto, a cosa serve l'extractor? Andiamo un attimo fuori, ragazzi. Anzi, è notte, quindi dormiamo un attimo. No, non posso dormire perché c'è Wither. Vabbè, niente. Allora, andiamo qui a prendere un po' di gomma. Vediamo quanta ce ne procuriamo. Quanta ne sto vedendo. Qua ragazzi, diventiamo ricchi di gomma. Allora, qui. Guardate quanta. Non ho mai trovato alberi che davano così tanta gomma. Qui c'è l'altro, devo ancora toglierli le foglie.
ragazzi, vi mostro un aggeggio molto utile. Andiamo di qua. Là c'è uno scheletro. Mettiamo questo e l'estrattore, come tutti sapranno, mettendo dentro la resina, a posto che come la fornace dropparci un rubber, ce ne dropperà ben tre. Quindi triplicheremo il nostro rubber, che ce ne servirà veramente, ma veramente tanto. Ci stavo un attimo guardando da quanto registravo. Allora, che altro macchinario fare? Ecco qua, come vedete ne ha fatti tre. Allora, io devo un attimo tornare in caverna perché ho veramente pochi materiali e non ho né più oro e ho poco ferro per quello che devo fare. In più devo andare a prendere un bel po' di clay. Ok, stavo un attimo controllando cosa si poteva fare. Oh, direi che nel prossimo episodio guardiamo un altro macchinario, ok, ce l'ho fatta. Di questa mod qui, che non mi ricordo mai il nome. Vedremo altri macchinari dell'Industriacraft e se ci riesco comincerò la Towncraft che sarà in questa no, in quella stanza. Questa qua. No, ho sbagliato, qua ci sarà la Railcraft, questo spazio vuoto, qua ci faccio forse la Towncraft. Sì, ragazzi, non so come organizzare la casa. Perché già così non mi piace per niente. Infatti adesso vedrò di spostare un attimo, anche perché qua il tunnel da uno non è bello. Vabbè, direi che anche per questo episodio è tutto. Da ThePlayer96 è tutto. Ciao a tutti.